Ciao cari ragazzi e cari amanti di Dark Souls 3. Sono qua al falò Fortezza della Torre, dove nell'ultimo video avevamo incontrato, eravamo entrati nelle Sentinelle Blu. E dopo aver eliminato il granchione e vari nemici qua nel bosco, uno spirito scuro mi ha invaso. Non ho più fiaschette, purtroppo. E quindi dovrò affrontarlo con quel poco che mi rimane. Al massimo potrò usare un fiore verde per il recupero dell'energia. Andiamo ad affrontarlo. Non ho ancora letto neanche il suo nome, non sono riuscito a leggere. Vediamo un po' chi è. Eccolo. Oh porca Eva. È finita ragazzi, è finita. Non ho più niente. Lo chiamo con l'albero. Sicuro il bastardo. Dai Umbi, che ce la puoi fare lo stesso. Tieni duro. E lo va a trafiggere. Il dito giallo! Il dito mettilo da qualche altra parte, carissimo! Allora, picca di Aizel e corona di Xanthus, che io adoravo anche questa. Adesso la metto subito, anzi. Mi piaceva da matti, non so perché, ma mi piaceva da matti. Allora, andiamo a mettere la corona... Anzi, prima andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, corona di Xanthus. Eccola qua. Una corona nata a imitazione di una creatura divina di Olasil. Esatto. Terra di antiche stregonerie dorate. Gli indumenti di Xanthus sono il simbolo degli studiosi di stregonerie. Di stregonerie perdute, scusate. E questa enorme corona ne è l'emblema. Un compito sì bizzarro, è sicuramente qualcosa di cui andare fiere. E poi ci ha dato, ragazzi, la picca, mi pare, vero? Dunque, la picca. Che già ho trovato parecchi armi, io perché, eh? Ecco, picca di Aizel. Arma preferita da Aizel, il dito giallo, una delle dita di Rosaria e stregone ramato. Quest'arma può fungere da bastone per le stregonerie, la polvere dorata che lo ricopre deriva da stregonerie perdute. Abilità, canto del potere, aumenta il potere magico per un brevissimo periodo. Allora, quest'arma può fungere da bastone per le stregonerie, quindi può essere sia un'arma standard, tra virgolette, sia un bastone per castare le magie. Ok ragazzi, questo era quindi il dito giallo. Eccomi qui, al falò esterno del forte di Farron, perché Aizel, ragazzi, ci invaderà nuovamente. Mi sono fatto uccidere volontariamente proprio per farvi vedere dove ci invadrà. Si può arrivare anche dal falò precedente, quindi a rovine del forte, ma da qui il percorso è più breve. Basta scendere qui. L'importante sarà eliminare le due rane in modo che non ci rompano poi. Attenzione alla maledizione, ovviamente. Ho anche rischiato. Non c'era bisogno. Ok. Non sta invadendo nessuno, ragazzi, perché non sono portatore della brace. E quindi basterà prendere una brace. Lui dovrebbe sbucare da qui. E noi dobbiamo andare lì dove ho lasciato il mio messaggio. Allora, brace. Ovviamente qua nella palude sarà un po' più difficilotto la cosa, visto che i movimenti sono rallentati, c'è il veleno. E tra poco lui dovrebbe invadere. Perlomeno mi è successo così. Thank you.
veleno per me è pericoloso. Devo curarmi anche sempre perché mi fa tanti danni se mi prende. Ci vuole pazienza. Qua ci vuole pazienza, sì. Bravo Umbi! E il dito giallo è morto. Di nuovo. Stavolta, ragazzi, come avete visto, non ci ha lasciato niente. Quindi, il drop sicuramente che si poteva prendere è solo quello dell'altra volta. Quindi, della prima invasione. Quindi, la corona di Xanthus più la sua picca. Entrambi ottimi pezzi. Ok. Non credo che invada di nuovo. Non credo. Io pensavo addirittura che non invadeva neanche un'altra volta. Però, come avete visto, se dovesse invadermi, ovviamente, lo vedrete. Per ora direi che il video comunque possa anche concludersi qua. Casomai farò un video a parte. Quindi ragazzi, vi saluto. Spero di esservi stato utile in qualche modo. Grazie per l'attenzione. Bye bye.